Mariangela Menato, una delle attrici più... Però non posso non dirlo perché mi colpì moltissimo questa sua straordinaria bellezza, perché Mariangela sembrava più giovane di 20 anni, sembrava veramente un'immagine che non dimenticherò mai. Quindi figuriamoci se non sono felice e orgogliosa di essere qui in qualche maniera con lei. E poi è sempre stata per me, che ho spesso unito nelle storie il sud col nord, il nord col sud, lei è stata sempre una grande bandiera del nord, anche perché era speciale, tanto era molto intelligente e molto spiritosa e grandissima attrice. Lei ha fatto molti film con me, ma poi ha lavorato con tutti i grandi registi italiani e l'hanno tutti amata molto. Insomma, certo, è stata una grande fregatura che mi ha messo da lì così presto. E di che cosa lei è morta? Di cosa? Lei lo sa? Lei a casa che aveva un cancro al pancreas. Sì, è vero, me lo venne a dire lei a casa, mi ricordo ancora la sua posizione sul divano, mi diceva, ma hanno detto questa cosa che pare sia molto pericolosa. E io dissi sì, ma sai dottore, poi insomma si azzeccano a un certo punto. Uno con due. Forza, una donna di grandissima energia, di grandissima simpatia, era un sorriso della vita Mariangela, quindi sono anche poi una metà piangere Alberto, perché io non piango mai, ma quando penso a Mariangela sì, mi viene da piangere, perché è stata una perdita per me tremenda. Non so se voi l'avete conosciuta Mariangela, l'avete conosciuta voi, no? Quindi lo sa, era una meraviglia Mariangela, bella, brava, simpatica, intelligente, e poi grandissima attrice, quindi una perdita su tutti i fronti è stata. E poi, devo dire la verità, quando si fece il suo funerale, io abito la fortuna di abitare a Piazza del Popolo, proprio di fronte a quella che si chiama la Chiesa degli Artisti, dove effettivamente si celebra. E beh, io quella folla enorme, proprio come straordinaria che c'era, mi fece molta impressione, intanto distrutto dalle lacrime, retto, arbore.
è distrutto anche Giannini dalle lacrime. Ma è vero, io mi vergognai un po', dico, ma qua si piango mai, ma perché non piango mai? Effettivamente è strano, io non lo so perché non piango. Non perché io non soffro, ma perché non piango. Credo che sia una specie di malattia del mio essere, quello di non avere quel bello sfogo del pianto. Allora, lo ricordate quando da bambini che me la dice, insomma, era un sfogo molto importante il pianto. Comunque, secondo me sembrava addirittura ingiusto verso Mariangela, perché lei era una delle grandi attrici, sono una cosa speciale, capito? Le grandi attrici sono come delle farfalle, non si può trattarle come sia Peppina. È una grande farfalla colorata, insomma, che vola via.